Iglesias, primo gol in campionato, insomma una grande soddisfazione. È entrato in campo e dopo pochi secondi è arrivato questo gol. Sì. Approccio migliore non poteva esserci. Sì, sono contento. Sono contento di averle dato una mano alla squadra e sì, sicuramente meglio non poteva andare. Partita che è stata, diciamo, dai due gol, che il primo tempo avete sofferto soprattutto nella parte iniziale, poi siete passati in vantaggio, avete subito il pareggio, avete segnato proprio sul finire, poi nella ripresa obiettivamente non c'è stata grande partita, perché insomma avete controllato bene gli attacchi della formazione di casa. Sì, l'ho detto prima, nelle partite ci sono dei momenti, sicuramente il primo tempo loro hanno giocato bene, ma noi siamo stati bravi a andare in vantaggio 2-1 prima di finire il primo tempo, poi sul secondo tempo abbiamo fatto una grande partita, l'abbiamo chiusa e l'abbiamo gestita noi. Vittoria che vale il quarto posto, un gradino lo avete superato in classifica, ora sarebbe fondamentale arrivare sul gradino superiore, ma non dipenderà solo da voi a questo momento. Sì, abbiamo fatto un passo in più, però aspettiamo che il prossimo fine di settimana riusciamo a completare quell'obiettivo che ci avevamo messo a gennaio. Ultimi 90 minuti, ci sarà questa gara con Limonese da vincere, Limonese che nei play-out, insomma poi aspettare belle notizie dalla gara tra il Siena e il Cesena. Sì, noi prima di tutto pensiamo a noi, a far bene, a continuare a crescere per arrivare bene ai play-off. E poi si arrivano belle notizie, meglio ancora. Siamo alla fine della stagione regolare, poi ci saranno ovviamente i playoff. Ti chiedo un giudizio sul tuo campionato. Pensavi di più, sei soddisfatto, pensavi di giocare di più, insomma, qual è il tuo pensiero? No, c'è stato un campionato dove ho iniziato a giocare, poi ho giocato meno, poi ho rigiocato, però alla fine ho fatto tante partite e sono abbastanza soddisfatto sinceramente del campionato dopo gennaio, soprattutto perché la squadra ha fatto un test di maturazione molto grande dopo gennaio, e lo abbiamo dimostrato in campo e aspettiamo continuare a dimostrare sui playoff. Per chiudere vi faccio una domanda senza volersi mettere in difficoltà: che cosa ha portato Zauri di diverso nello spogliatoio in questo Pescara rispetto ad Otelli? Ovviamente parliamo solo di due partite, insomma, se vuoi dire qualcosa, cosa è cambiato, insomma, se è cambiato qualcosa, qualche risultato è cambiato perché sono arrivate due vittorie. Nel calcio lo sanno tutti, quando si cambia un allenatore, la squadra sicuramente non è contenta perché è colpa di tutti, non è solo colpa dell'allenatore, quindi questo sicuramente. Poi quando arriva un allenatore nuovo, come in questo caso, c'è quella spinta in più che vogliono dimostrare tutti che sono pronti, che possono giocare, no? Tanto quelli che stavano giocando come quelli che giocano di meno, quindi in allenamento si alza tanto il livello per dimostrare al mister che siamo pronti tutti, che possiamo dare il massimo. L'ultimissima, insomma, dopo il Limonese ci saranno i playoff, sentirete quasi certamente almeno un turno, insomma, dal Pescara ci si aspetta tanto da questa seconda fase. Sì, il playoff l'ho già fatto, è un campionato a parte, difficilissimo, sicuramente abbiamo una squadra e una rossa per far bene e dobbiamo continuare a dimostrare in campo quello che vogliamo ognuno.